Tokyo, i delegati russi del Consiglio Alleato considerano illegale il trattato tra America e Giappone. Ridgway, invece, annuncia al Giappone un avvenire di indipendenza. Japan will be restored to full sovereignty and independence. A Washington, ratifica del trattato. Firmano per il Giappone l'incaricato d'affare Ryuji Takeuchi. Per gli Stati Uniti, Edison. Un'era nuova nella storia nipponica, dice un messaggio di Truman. È presente Foster Dulles, principale autore del trattato, che mette fine a 7 anni di occupazione. E riapre, dopo quasi 10 anni, i cancelli dell'ambasciata, consegna delle chiavi a Takeuchi. Il Giappone dichiara di ispirarsi a principi di umanità, uguaglianza, giustizia, ora che è ammesso nella comunità delle nazioni libere.